E benvenuti a tutti, a tutti gli studenti che usufruiscono di questa piattaforma a distanza e sono iscritti al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria LM85 bis. Anzitutto, da parte mia, da parte del Presidente del Consiglio di Corso di Laurea, il Professor Ortensi, e da parte di tutti i docenti del Consiglio di Classe, il più caloroso e significativo benvenuto e il complimento per essere riusciti a superare con successo il test di ammissione e essere rientrati fra i primi 130 che hanno avuto la possibilità di immatricolarsi. A questo proposito, è importante sottolineare che il test di ammissione costituisce anche un momento significativo di orientamento perché vi ha fatto entrare nel percorso che vi porterà fra 5 anni a completare non solo con la laurea in scienze della formazione primaria, ma anche a ottenere l'abilitazione per insegnare nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Il vostro corso di studi, come potete aver già sperimentato in questo inizio di primo semestre, avete visto sostanzialmente si articola su tre tipologie di attività didattica. La prima tipologia di attività didattica è il corso tradizionale, l'insegnamento tradizionale, come può essere per esempio quello di pedagogia generale. Cioè un corso in cui i CFU sono totalmente caratterizzati dall'insegnamento. Una seconda tipologia di attività didattica, che anche qui avete già cominciato a sperimentare, parliamo ad esempio del corso di didattica generale, sono invece quegli insegnamenti che oltre al corso tradizionale vero e proprio hanno una quota di CFU connotati come laboratorio. Questi CFU del laboratorio fanno parte totalmente, sono parte integrante di tutto l'insegnamento. Sono quella corrispondenza, per esempio per didattica di generale, che fanno del corso di 10 CFU, 8 CFU di corso tradizionale più 2 di laboratorio. Vi ricordo che queste attività di laboratorio sono a frequenza obbligatoria e questa frequenza obbligatoria è necessaria assolverla secondo le modalità che vi sono illustrate in piattaforma. La terza attività, che voi comincerete in realtà dal secondo anno, è l'attività di tirocinio, attività di tirocinio che si articola in due attività. La prima è l'attività di tirocinio indiretto di preparazione e riflessione rispetto alla seconda attività, che è quella del tirocinio diretto che farete, svolgerete nelle scuole accreditate, sia nelle scuole primarie sia nelle scuole dell'infanzia. Vi ricordo, seconda informazione importante, che voi siete stati tutti iscritti e iscritte al primo anno di corso, ma siete pienamente liberi di svolgere e seguire i corsi anche di anni successivi al primo, quindi dal secondo al quinto, visto che quest'anno per la prima volta è attivato anche il quinto anno. A questo proposito vi ricordo però che se volete seguire corsi, soprattutto quelli a frequenza obbligatoria del secondo, del terzo, del quarto e del quinto anno, è necessario che vi segnaliate o segnalate il vostro desiderata, la vostra volontà al tutor, in modo tale che possa aprirvi quanto necessario in piattaforma per seguire corsi di anni successivi al primo. Terza e ultima informazione importante che vogliamo darvi in questo momento di benvenuto è un progetto importante e significativo che abbiamo iniziato già da alcuni anni, ma che quest'anno viene portato a compimento attraverso un'iniziativa specifica dell'Ateneo. Sto parlando delle attività di tutorato che nel nostro corso di studi sono sempre state curate con particolare attenzione. Quest'anno questa attività di tutorato viene poi arricchita dal progetto iCare, in cui sarete chiamati e coinvolti direttamente, e che è un progetto di Ateneo che vuole appunto significare la vicinanza e l'importanza di un accompagnamento significativo da parte dei docenti ai nostri studenti. Da questo punto di vista, quindi, voi avrete, tra virgolette, in questo corso di studi tre tutor. Il primo tutor, quello del progetto iCare, che sarà un docente dell'Ateneo. I tutor che conoscerete il prossimo anno, che sono collegati alle attività di tirocinio, avrete un tutor sia dell'università, quindi un docente distaccato che vi seguirà nell'attività di tirocinio in università, e poi avrete i tutor accoglienti presso le scuole. Terzo, voi lo state già sperimentando, avete anche i tutor
che sono presenti nei vari corsi che state seguendo in piattaforma. Vi raccomando, come ultima cosa, di sfruttare al meglio tutte le risorse, sia quelle offerte dalla piattaforma, sia tutte le informazioni che sono presenti nel sito dell'Ateneo, e vi facciamo il nostro in bocca al lupo per una carriera accademica che sia piena di successi e di soddisfazione.